US Open, Isner eliminato. Vincono Querrey e Anderson. La parte bassa del tabellone maschile degli US Open 2017 si è ormai trasformata in un gioco al massacro, in cui i principali favoriti per l'approdo alle semifinali si sono via via sfilati, facendosi sorprendere da avversari più o meno competitivi. Dopo la rinuncia di Andy Murray, i KO prematuri di Alexander Zverev e di Marin Cilic, nella notte è stato John Isner ad andare fuori. Il bombardiere americano, testa di serie numero 10, è stato infatti sconfitto dall'altro Zverev, Misha, fratello maggiore di Sasha, che avanza così agli ottavi di finale, ripetendo i buoni risultati ottenuti a inizio anno agli Australian Open. Match vinto in 3 set dal tedesco, che è riuscito a disinnescare il servizio dello statunitense, in netta difficoltà per i primi due parziali, per poi chiudere i conti al tie break del terzo. Prossimo avversario dello Zverev meno talentuoso, un altro americano, Sam Querrey, numero 17 del tabellone di Flushing Meadows. Il californiano, già semifinalista a Wimbledon, dove eliminò Murray e fu stoppato da Cilic, ha spaventato il pubblico di New York in un primo set perso con lo score di 6-4 contro il macedone Radu Albot, salvo rimettersi in carreggiata immediatamente dopo, facendo valere la potenza del suo servizio e il buon momento di forma anche da fondo campo. Tra i grandi battitori, approda agli ottavi di finale anche il sudafricano Kevin Anderson, che non ha lasciato scampo a Borna Koric. Il croato, giustiziere di Alexander Zverev nel turno precedente, non ha ripetuto la prova offerta con il tedesco, facendosi sovrastare in tutti i settori del gioco, in un match conclusosi molto rapidamente, in poco più di un'ora e mezza di tennis. Anderson sfiderà ora l'azzurro Paolo Lorenzi per un posto in quarti di finale. Querrey, 17, Albot 4-6-6-2-6-4-6-4. Zverev, 23, Isner, 10, 6-4-6-3-7-6-5. Anderson, 28, Koric 6-4-6-3-6-2.